Anche quell'ampli è un ampli particolare. Quando si mette molto forte, cosa che a casa non si può fare, ha quel tipo di apertura su certe note, quello aiuta molto. E comunque è chiaro, sulle note lunghe, se uno le pensa in maniera espressiva, i bending vengono eseguiti in maniera lenta ma decisa. Se gli strumenti sono buoni, un po' di fortuna, si può ottenere quell'effetto lì. Tra pochissimo cercherò di esprimere meglio che posso, anche per chi non ha mai preso in mano una chitarra, tutti i motivi nascosti per cui l'assolo di chitarra nell'ultimo singolo di Vasco Rossi, Gli sbagli che fai, sia decisamente un piccolo capolavoro. Ma facciamo un passo indietro. A cavallo tra il 2020 e il 2021, che fu per me un capodanno bello ma particolare perché passato a casa, sia per le regole dovute alla pandemia, sia per il fatto che mia figlia aveva solo quasi un anno, Vasco Rossi pubblica proprio a mezzanotte un nuovo singolo, Una storia d'amore buttata via. Per curiosità, il 1 gennaio 2021 decido di ascoltare il brano. Quando uno lavora nell'ambito musicale è facile che venga la curiosità di scoprire cosa ha fatto di nuovo uno come Vasco Rossi, molto in vista, molto importante nel panorama musicale italiano. La canzone in sé mi è sembrata buona, ma quando arriva l'assolo di chitarra cambia completamente ogni mia prospettiva. Oltre ad essere un gran bel assolo di chitarra, cosa ovviamente non scontata quando si parla di musica che finisce nel mainstream, sentivo un'espressività formidabile ed un tocco ed una personalità che non avevo mai sentito in un brano di Vasco Rossi. Così, siccome non riuscivo a vedere i crediti da qualche parte, ho deciso di chiedere alla mia community se qualcuno sapesse chi fosse, e una volta scoperto che era Simone Sello, ho scritto questo post. In queste righe, oltre a fare complimenti a Simone, ci tenevo a sottolineare quanto fosse stupendo il fatto che senza sapere alcunché dei crediti del brano, avevo riconosciuto comunque immediatamente delle dita, un tocco e una personalità diversa dalle precedenti, solo grazie all'ascolto di uno strumento così fantastico come la chitarra, che appunto ti permette di avere un contatto diretto con il suono e quindi di far emergere tutti questi piccoli dettagli. E tra l'altro dopo approfondiremo anche questo aspetto. Incredibilmente, dopo un po', vedo Simone che mi ringrazia per il post, il che è stato ovviamente abbastanza emozionante. Fast forward, è il 26 settembre 2023, pochi giorni fa, esce Gli sbagli che fai, nuovo singolo di Vasco Rossi, che è anche la sigla del documentario appena uscito su Netflix. E vedo su Facebook che Simone pubblica un post in cui rivela che l'assolo è suo. Ovviamente corro a sentire il pezzo e l'assolo è un'altra perla pazzesca. Ma ci sono veramente tanti dettagli nascosti in questo assolo che la maggior parte delle persone potrebbe non cogliere. Ed ecco perché ho deciso di fare questo video, ma questa volta, oltre alla mia descrizione, a quello che dirò io dell'assolo, ci saranno anche retroscena rivelati e proprio raccontatici proprio da Simone. Quindi prima lo ascoltiamo insieme e io commenterò alcuni dettagli che ho notato e poi ti faccio raccontare tutti i segreti direttamente da Simone Sello. Ok, eccoci qui su Spotify per ascoltare la parte dell'assolo. Ovviamente la parte dell'assolo parte, secondo me, non proprio quando inizia l'assolo, ma prima con uno special, e questa è una delle prime cose che volevo far notare, ovvero quanto sia importante anche che tutta la struttura del brano vada a preparare anche poi l'emozione dell'assolo. Questo lo vediamo veramente in tanti assoli epici che hanno fatto, diciamo, la storia della musica. Ovviamente parlo di altri assoli, dove in realtà molti non si rendono conto che in realtà tutta la parte strutturale della canzone, oppure anche semplicemente lo special che c'è prima dell'assolo, serve per dare quella forza emotiva in più all'assolo. Quindi anche qui abbiamo una parte che ci prepara all'assolo, che già fa gran parte, sai, quando si dice chi ben comincia a metà dell'opera, ecco qui lo special serve veramente per preparare l'emozione per arrivare poi dopo all'esplosione dell'assolo. Quindi praticamente abbiamo la fine del ritornello e poi abbiamo questo. Quindi qui c'è la fine del ritornello e poi parte lo special. Sentite come si prepara un'esplosione e poi parte l'assolo. Ecco, qui ci sono già delle cose pazzesche. Allora, parte con una scalata, diciamo un'ascesa
Non veloce, però. Ok, quindi parte prima dell'uno, quindi nella battuta precedente. Quindi parabara, cioè la parte prima, ovviamente lo sto dicendo con termini che possono capire tutti. La parte prima, che poi ci farà anche vedere Simone, è un'ascesa che anche quella serve per dare più incisività alla nota che va a fare dopo, quindi quella nota lunga. E poi c'è una parte molto molto interessante, ed è più o meno qui. Sentite questo bene? Sentite com'è lento, molto lento quel bending, cioè il fatto di farlo così lento ed arrivare con così tanta calma alla nota target finale è proprio quello che ci dà tutta l'emozione, o comunque tutta la sofferenza, diciamo, di questa parte di canzone. Ovviamente è una canzone appunto che parla degli sbagli che si fa e quindi c'è un minimo di malinconia, ok, un minimo, anzi ce n'è parecchia di malinconia, e in questo modo mettiamo subito in chiaro questo bending che è un po' malinconico, ma comunque è positivo, perché poi andiamo a beccare bene la nota. Però il fatto di farlo così lento e non farlo al posto di fare così ha fatto... Ok, sono tra l'altro quelle cose che sulla chitarra fanno tutta la differenza nel mondo, ovvero ci sono tanti piccoli dettagli, cioè la velocità con cui raggiungi una nota quando si parla di bending, dove ti soffermi anche, cioè comunque in che modo ci arrivi, cioè perché puoi andare lento, però magari fai la prima parte un po' più veloce, poi rallenti prima di arrivare alla nota target, oppure fai il contrario, tutte queste piccole scelte che fanno parte anche di quello che hai in mente, che vorresti che passasse a livello di emozione all'interno dell'assolo, fanno parte di tutta una serie di cose per cui io adoro la chitarra e per cui appunto si riesce a capire se un chitarrista è uno o l'altro, perché senti anche un certo tipo di personalità, un certo tipo di modo di interpretare alcune emozioni, perché la malinconia o comunque questo tipo di bending può essere interpretato da chitarristi diversi in modo diverso. Ed ecco qui che appunto quando si fanno le cose fatte bene, come ha fatto Simone per questo assolo, si riesce a sentire anche una personalità di un certo tipo, e è per questo che per esempio nell'altro assolo, che aveva fatto una cosa simile, cioè un bel lavoro a livello di creazione dell'assolo e di storytelling, cioè si riesce a intuire proprio la personalità, e lì appunto ancora non conoscevo il modo di suonare di Simone, quindi sentivo che c'era qualcosa di diverso dal solito. Andiamo avanti. Ecco, questo è un altro dettaglio che veramente non si può dare per scontato. Allora, sentite come cambia il suono da qui. Sentite come si apre. Sentite, cioè qua non ha usato un wah-wah, non ha usato un effetto. Questo è l'inclinazione del plettro, il modo in cui vado a premere sulla corda. Sentiamo bene la differenza di suono che c'è da prima ad adesso. Sentite questa nota come suona. Non è così aperta. Sentite qua. Che poi è... Perché è diverso fare, per esempio, andiamo a vederlo qui, vi faccio vedere. È diverso fare, per esempio, questo. O fare. Oppure fare. Cioè, sentite come le note erano le stesse, ma si riesce a produrre dei suoni completamente diversi solo con... modo di premere sulla mano sinistra, inclinazione del plettro. E qui Simone riesce a gestire da una parte il bending in un certo modo, poi fa una serie di note con un certo suono e poi sempre solo con le sue mani produce questo suono che serve proprio, è quasi liberatorio, perché abbiamo sofferto prima, ok, con questo bending molto lento, dopodiché andiamo a... cioè un po' più... come se urlasse in modo liberatorio ed aggressivo. Ok, che non è...
che è tutta un'altra cosa. Ma è... Ovviamente qualcuno potrebbe dire, ma come si fa a fare questo tipo di suono diverso? Conta molto l'inclinazione del plettro e anche andare a sfiorare magari con il pollice leggermente senza arrivare a fare l'armonico artificiale, andando a fare quel tipo di lavoro lì, andando anche a sfiorare con il pollice dopo aver, ok, plettrato la corda, si riesce a creare questa apertura di suono. Infatti spesso si confonde magari un certo tipo di suono dato dalle dita da magari l'utilizzo di un wah-wah o di un auto-wah, di un phaser, queste cose qui. Invece questo, come ci fa vedere Simone, è tutto veramente espressività, storytelling dato dalle sue mani, il suo modo di suonare. Questo è incredibile. Anche qua, cioè qua ci mette anche del groove usando dei bending, però non sono malinconici come, cioè così tanto malinconici come quello di prima, ma abbiamo urlato, ci siamo liberati un attimo e sono molto più positivi questi bending. E sentite qua, e adesso parliamo della struttura dell'assolo, come il finale sia proprio una scalata verso la libertà, una scalata verso un sempre qualcosa di liberatorio, cioè quasi come dire ammetto gli sbagli che faccio ma va bene così, cioè ok, sempre per citare un altro pezzo di Vasco. Ed è molto interessante il fatto, e questo vedremo che glielo dico anche a Simone durante le domande che gli faccio, interessantissimo il fatto che in così poco tempo che aveva per l'assolo, perché alla fine stiamo parlando di un giro del ritornello, ovvero abbiamo il re, sol, cioè questo è il giro, eh? Cioè quindi un solo giro di accordi, quindi re, sol, si, la, sol. Ok? In solo questo giro qui lui riesce a fare quello che in comunicazione, per esempio, viene chiamato la fase di, ovviamente che dovremmo fare un po' tutti, cioè dovremmo cercare sempre di strutturare tutti i nostri assoli avendo un senso in questo modo, ovvero con una fase di decollo, quindi c'è la prima parte con queste note lunghe, questa malinconia eccetera, quindi c'è la fase di decollo che è la prima parte, dopodiché c'è il volo che è la parte in cui si sviluppa il discorso e poi c'è l'atterraggio, e l'atterraggio in questo caso è, cioè quella parte di ascesa molto liberatoria, e riesce a fare tutto questo storytelling all'interno di pochissimo tempo, di un solo giro, e quindi secondo me è veramente incredibile questa cosa qua. Bene, ora direi che è il momento di far tacere il sottoscritto e farsi spiegare i veri segreti da colui che ha fatto, creato, eseguito questo assolo, che è Simone Sello, un chitarrista che vive a Los Angeles dal 1997. Come musicista ha collaborato con Vasco Rossi, la Disney, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Michele Zarrillo, Billy Sheehan, per cui tra l'altro quando Billy Sheehan aveva bisogno di un chitarrista, chi è che gli ha consigliato proprio Simone Sello? Provate a indovinare. Steve Vai, cioè Steve Vai ha consigliato Simone Sello a Billy Sheehan. Ed è con queste parole che vi rendete conto della grandezza di questo chitarrista, e andiamo a vedere cosa ci dice lui. Allora, intanto ciao Simone Sello. Ciao David, ciao a tutti. Ha conosciuto Vasco in studio con Slash, se non sbaglio, giusto? Sì. In realtà non è il primo gran bella solo che hai fatto, quello di cui parleremo oggi, per Vasco Rossi, ma avevi fatto anche la solo di una canzone d'amore buttata via, per cui avevo scritto anche un post su Facebook, che poi tu avevi anche visto. Se vuoi parlare anche velocemente di quella solo lì. Sì, quello lì è un assolo fatto con la stessa chitarra, nello stesso studio, situazione molto simile a questa qui. Quello nuovo invece, gli sbagli che fai, è partito bene anche questo, ma sai, più o meno Vasco tutto quello che tocca è oro, quindi per questo solo com'è stata la collaborazione, perché se non sbaglio sulla solo di una canzone d'amore buttata via comunque sei andato proprio nello studio che forse era lo Speakeasy. Sì. Ok, ed è stato simile anche qui, se vuoi raccontarmi un po' come, cioè dove eri, dove hai registrato, come è
nata la collaborazione comunque? Sì, allora il brano innanzitutto è un bel brano che nasce dalla scrittura di due songwriter italiani che in quel momento erano entrambi a Los Angeles a collaborare. Saverio Grandi, collaboratore di Vasco, ha scritto anche Un Senso e tante altre canzoni, e l'altro Saverio Principini, pure lui ne ha scritte parecchie. È lo stesso team della canzone d'amore buttata via. Ah, ok. Vasco, quando ha sentito la loro idea, gli piacque e da lì praticamente iniziò a buttarci sopra delle linee melodiche, delle parole, cercando una storia che avesse senso per quello che voleva dire lui. Ci ha messo un po', siamo andati avanti e indietro, una procedura alla quale io ho assistito. Non ho scritto il brano, non sono parte degli autori, ho fatto dei demo, ho fatto una pre-produzione, però sì, ho vissuto la crescita, la nascita anche, e la crescita del brano da vicino, me la ricordo bene. Praticamente una volta che ha trovato la storia, abbiamo iniziato a registrare le voci in studio allo Speakeasy, quindi è lo stesso studio che ti ricordi tu, prima con Marco Sonzini, sound engineer e produttore italiano, facendo una grossa carriera, e poi anche con Luca Scuman, che è veneto pure lui, quindi abbiamo l'invasione dei veneti in questo momento. Là solo l'ho registrato con una Gibson Les Paul con i P90 dentro un Marshall, una specie di JMP però modificato, un Marshall strano che ha un suono tutto suo, quel suono lì. Ho avuto la possibilità di lavorarci sulla solo, ho avuto accesso allo studio in cui appunto ho collaborato alla preproduzione del brano, e di questa preproduzione sono rimaste le voci che, da quello che sento nella versione finale del disco, sono le registrazioni originali che abbiamo fatto noi, e l'assolo di chitarra. Tutto il resto è stato rifatto, risuonato a Bologna, credo, da Vince Pastano. Sì. E basta, questa è un po' la storia che mi ricordo io. Okay. Quindi l'assolo è stato un lavoro spontaneo sul quale poi ho lavorato sia a livello di esecuzione sia a livello di editing, fino a che non ho trovato proprio la struttura secondo me ideale per quel tipo di momento lì. Infatti ti volevo chiedere, per esempio, se hai avuto delle indicazioni su cosa dovevi fare, come dovevi esprimerti sull'assolo, oppure se è stata un'improvvisazione, se è stato studiato prima. No, in quel caso non c'è stato un intervento diretto o una richiesta da parte di Vasco, cosa che invece è successa in altri contesti. Quell'assolo lì l'ho improvvisato io e poi ci ho lavorato fino a che appunto non è venuto fuori con quel sound lì, con quell'intenzione lì. Ci ho lavorato parecchio, c'è un bending un po' lento, due ce ne sono, non è veloce, non c'è niente di tecnicamente difficile da quel punto, dal punto di vista della velocità, però in realtà l'articolazione delle singole note non è semplicissima. Anzi, in realtà una delle cose che, per esempio, volevo dirti adesso, non lo so se quello che è rimasto anche dell'assolo dell'inizio della canzone è sempre registrato da te, eh? No, noi ne avevamo fatto un'altra versione in fase di pre-produzione. Era diverso e credo che Vince l'ha fatto. Sì. L'ho fatto così, invece noi l'avevamo fatto con una chitarra col tremolo, aveva un feel un po' diverso, loro l'hanno portata più in faccia già dall'inizio il brano, sì. No, però per esempio sia in quella melodia là iniziale, sia nell'assolo dove ci sono quei bending abbastanza lunghi, lenti, sì, che però poi si fissano su una nota, cioè sono comunque parti dove, cioè, per quanto uno dice non ci sono parti veloci, ma quelle parti lì con quei bending lì, cioè bisogna avere insomma dei buoni attributi per mettersi a fare quelle cose lì, perché comunque un attimo, se è leggermente, diciamo, non preciso, là si sente tutto. Quindi sì, in realtà... ti ringrazio. Come stavo dicendo prima, l'idea della solo è improvvisata. Però poi ci ho lavorato, non è una first take, sicuramente. Okay. Mi ricordo che, anzi, mi sono messo lì dopo, perché c'è una parte alla fine una cosa così, che in realtà questa cosa, che in realtà è semplice da suonare, relativamente semplice, non mi girava con la batteria, perché comunque è un tempo terzinato in cui gli ho dato un ulteriore senso di swing nella suddivisione dei sedicesimi e degli ottavi, e per farlo girare ci ho messo un po', insomma. Grazie dell'apprezzamento sui dettagli, i dettagli non sono una first take in questo caso.
Ok, e poi un'altra cosa che mi interessava molto prima di andare a parlare poi di tutto il suono, oltre a quello che ci hai già detto, avevi suonato col plettro o con le dita? Perché se non sbaglio tu spesso suoni con le dita, Spesso giusto? suono con le dita, in questo caso invece no, perché l'attacco delle note era meglio. Perché comunque in ogni caso, cioè, sei riuscito comunque a dare all'interno dell'assolo tante sfumature diverse di suono, comunque anche col plettro. Quindi, infatti, anche per quello dicevo, magari con le dita dare sfumature diverse, non dico che è più semplice, però è più fattibile. Con il plettro, complimenti, perché ci sono delle parti che proprio si apre il suono, poi si richiude, è veramente pazzesco. Grazie, sì, è una combinazione anche del... veramente è un bello strumento quello che ho usato, non è la mia chitarra, però ci abbiamo lavorato tanto sui brani di Vasco, una bella Gibson Les Paul con i P90 e anche quell'ampli è un ampli particolare, adesso l'ho anche modellato, ho una... non oggi, non sono preparato, però comunque ho fatto dei suoni simili, modellati col Cortex e anche questo qui è un bel Marshall, invece questo qui è un 900 anche modificato, ma non so mica come li... cioè, insomma... L'ho preso usato, quindi non so Ah, bene. ok. Però quando si mette molto forte, cosa che a casa non si può fare, ha quel tipo di apertura su certe note, quello aiuta molto. E comunque è chiaro, sulle note lunghe, se uno le pensa in maniera espressiva capito, i bending vengono eseguiti in maniera lenta ma decisa, se gli strumenti sono buoni, un po' di fortuna si può ottenere quell'effetto lì. Ottimo. Bene, allora, per quanto riguarda l'effettistica è stata aggiunta dopo, quindi tu magari avevi un suono più grezzo oppure avevi già degli effetti mentre registravi? Non mi ricordo se abbiamo usato un overdrive, ma mi sembra proprio di no. Quella è la distorsione dell'ampli con la chitarra. Quindi proprio tu hai L'ho registrato sentita chitarra ampli. sempre effettata mentre la suonavo Ah. perché era importante, ma gli effetti non sono stati registrati. Quelli che senti ce li hanno messi loro. E hanno fatto anche un bel lavoro, secondo me, perché dopo che il brano dice quello che deve dire, niente è impossibile, entra la chitarra che sembra proprio una conseguenza naturale della storia, delle parole del brano e della melodia pure. Quindi Eh sì. ci hanno messo un riverbero, sicuramente mi sembra che c'è anche un delay sotto. Sì, delay c'è sicuramente. Non so se hanno usato quello che gli abbiamo dato noi dalla Sì. pre-produzione, questo non... Quindi comunque tu, come praticamente tu hai registrato sia il segnale dry sia quello, e quindi loro poi hanno preso il dry e ci hanno rieffettato sopra praticamente, giusto? Penso proprio di sì. Cosa volevo dire? Ah sì, volevo farti un altro complimento, tra l'altro, sul fatto che comunque è una sola abbastanza breve, cioè avevi poco tempo, però sei riuscito a fare una sorta di storytelling completo all'interno di pochissimo tempo. Infatti quello è incredibile secondo me, perché riesci a fare sia il decollo, cioè in comunicazione, no, si dice il decollo, il volo e poi Sì. l'atterraggio, che è incredibile, sei riuscito a partire con le note belle lunghe, eccetera, poi c'è qualche parte veloce, poi alla fine c'è l'esplosione finale, è incredibile, cioè veramente complimenti perché in poco tempo e con pochi accordi, perché poi alla fine è un giro praticamente, è che dura un po', è un giro lento, però è un giro. È un giro, grazie di averlo notato, quella è stata la sfida principale, cioè di poter raccontare una storia breve in un segmento breve con sono quattro accordi. Non mi ricordo se l'ultima misura è Sol e La o soltanto La o soltanto Sol, ma me lo andrò a risentire. Il processo creativo per una solo, cioè come parti? Vai più a istinto o è una roba un po' più ragionata e hai in testa delle cose, dei punti chiave? No, non ci ragiono sopra all'inizio, poi però sì, nel senso, se non è una jam e deve dire una storia in un certo contesto, quel lavoro lì va rifinito. Per via delle mie maggiori influenze musicali, un pochino penso mi venga spontaneo il fatto di costruire delle frasi che abbiano un senso anche magari non tanto definito, però delle cose che possono essere domanda e risposta, domanda e Ah, risposta. ok. Tutti i chitarristi che sentivo quando ero piccolo erano tutta gente che faceva quel lavoro lì, da Mark Knopfler a David Gilmour. Quindi sono assoli melodici in cui il senso dei vari fraseggi è sempre collegato. Il primo fraseggio è collegato al secondo, il Sì. secondo è collegato al terzo e via dicendo. Dei piccoli mattoni che costruiscono una piccola costruzione. Un altro fenomeno da quel punto di vista era Van Halen, chiaramente, anche se il suo senso melodico era fuori dal... era più un rumorista, no, 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 non c'era tanto il senso della melodia, però lui in realtà era un fan di Eric Clapton, quindi evidentemente questo, come si dice, questa Questo modo di pensare.
Sì, questo modo di strutturare il fraseggio dopo un po' viene naturale. Sì, Molto alla Brian May praticamente. anche forse. Ah, sicuramente, certo. Quelli anzi mi sembrano proprio studiati. È una delle Sì. cose che apprezzo molto di Brian May, che proprio l'assolo in molti, quasi tutti i brani dei Queen sembra proprio una storia a sé che però fa Ah, parte certo. di tutto il contesto, è Sì. incredibile. Guarda, forse i più ovvi, che poi ancora mi piacciono un casino, in quel senso, Joe Walsh e Don Felder degli Eagles. Quelli proprio, è proprio ovvio che facevano quel lavoro lì, addirittura in due, e in alcuni casi anche in tre. E c'erano poi altri chitarristi. L'Assolo di Hotel California ovviamente è una dimostrazione di tutto questo. Sì. Va bene, cosa dici? Ce lo fai vedere questo assolo? Sì, allora guarda, per quello che mi ricordo, che poi me lo sono andato a risentire dopo che è uscito, lo posso fare più o meno tutto insieme, però c'è un punto in cui non è che mi ricordo benissimo, tra l'altro è un punto decisivo dell'assolo, quello con quel bending. E dell'assolo inizia così. Questo qui è il famoso bending lento, Sì. che però da quello che mi ricordo io c'era una dentatura strana lì. Mi sembra che fosse così, quindi. E la parte Fantastico. più difficile è questa qua. Questa qua. Questa qui È una su è un diteggiatura po' strana perché particolare. sì, perché praticamente per fare in modo che quella nota, però poi per tornare giù non ci stanno più le dita, quindi ho dovuto cambiare. Adesso qui non mi ricordo cosa. Si cambia. Questo è quello che mi ricordo. Sinceramente, la registrazione di quando l'ho registrata non ce l'ho. Ah, ok. Quindi. Però mi ricordo che poi ci ho lavorato tanto per c'era proprio un punto in cui ci tenevo che fosse sofferta quella così. E poi l'altro bending è un pochino più facile. E quando è che l'avevi registrato questo assolo? Un bel po' di tempo fa, non ricordo esattamente la prima volta, comunque sicuramente più di un anno fa. L'ultima volta che abbiamo lavorato con Vasco è stato a febbraio del 2023. E abbiamo rifatto alcune voci perché il timing del chorus lui lo voleva un po' diverso. Sempre a correre, correre. E gli dava un po' fastidio il fatto che fosse sempre a correre, correre, un po' filastrocca, che poi in realtà ha il suo fascino questa cosa, perché detta da lui, cantata da lui, non è più filastrocca, diventa un'altra cosa. E lo abbiamo provato delle diverse divisioni ritmiche. Mi ricordo una era sempre a correre, correre. Quindi anticipando alcune delle risposte. Mi sembra che uno dei chorus sia rimasto così. L'ultima volta che abbiamo riaperto il brano, lo abbiamo fatto per capire questa storia degli anticipi ritmici sulle voci. A quel punto ho rivisto anche l'assolo. C'erano un paio di opzioni che potevamo vedere. Alla fine, quella che ho scelto è quella che è andata sul disco. C'è stato anche una partecipazione di Vasco per quanto riguarda l'assolo sulla decisione finale, perché cioè comunque sappiamo che lui ama la chitarra elettrica, Certo. eccetera. Anzi, poi tra l'altro bellissimo sul documentario inizia praticamente dicendo una roba del tipo: sì, bisogna sempre avere una chitarra in mano, a portata di mano, lui ce l'ha sempre e scrive sempre con la chitarra, a quanto pare, insomma, quando scrive lui. Certo.
E quindi lui ha, diciamo, dato indicazioni anche per l'assolo o solo per la struttura del resto del brano? No, sulle parole ci ha lavorato mesi, ovviamente non a tempo pieno, però comunque sono quelle cose che ti rimangono dentro, poi l'accantonata, poi la ripresa, cambiava una parola, il me, il te, la storia di questi tre personaggi, come ti dicevo, l'ho vista proprio nascere e crescere la canzone. Su quelle cose lì ci ha passato del tempo serio, proprio sui dettagli delle singole sillabe, eccetera, eccetera. Sull'assolo mi sembra che gli era piaciuto dall'inizio, l'abbiamo più o meno tenuto con quell'idea lì. L'ultima volta, appunto, quando abbiamo toccato il timing delle voci, quando ha ricantato alcune frasi dei chorus, ho rivisto dei dettagli sull'assolo di chitarra, ma mi sembra che gli stesse bene così, e la decisione finale di lasciare quella solo lì ovviamente è di Vasco. Si vede che ci teneva a quella versione, il che mi fa immensamente piacere, e il resto è storia. Grande. Beh, allora ti ringrazio di cuore. Hai detto un sacco di cose veramente interessanti. Ti faccio ancora i complimenti per la solo, perché come all'inizio, quando avevo sentito nel 2020, credo che fosse a Capodanno, che avevo sentito la solo di quell'altra, sono rimasto veramente stupito dall'espressività, dal tocco. Quindi complimenti veramente. Mi sei piaciuto tantissimo. Grazie mille. Bene, allora cosa ne dite? Cosa ne pensate di questa solo? Non vedo l'ora di sentire leggere i vostri commenti, quindi fatemi sapere, perché come sempre io leggo le vostre opinioni e sono veramente super contento di aver fatto questa chiacchierata con lui, perché io credo veramente che sia un piccolo capolavoro questo solo, per come è riuscito a inserire tutti gli elementi giusti al momento giusto, i bending perfetti, l'espressività, tutte queste cose qua. Mi sono molto contento di aver parlato direttamente con lui e avervelo fatto conoscere, comunque avervi fatto sentire le sue parole. Come sempre, per imparare o migliorare a suonare la chitarra, andate su chitarrafacile.com, che è il sito della nostra scuola. Facciamo corsi di chitarra preregistrati, oppure ci sono le lezioni uno a uno personalizzate, quindi potete fare delle lezioni con dei maestri uno a uno. Abbiamo dei libri, abbiamo dei percorsi incredibili, anche delle cose ibride, quindi corsi con anche lezioni private. Insomma, abbiamo tante cose, quindi se volete imparare a suonare la chitarra oppure migliorare, perché magari già suonate, andate su chitarrafacile.com e guardate un po' quello che facciamo. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!